amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Oggi ci troviamo al Moto Festival qui a Berna, in Svizzera, a parlare di che cosa? Un marchio italiano storico che sta rinascendo nelle novità, ma non solo, portando tantissima tecnologia. Sto parlando di chi? Di Fantech. Ciao! Buongiorno a tutti. Cosa ci facciamo qui a Berna oggi? Stiamo qua nella più grande esposizione per la Svizzera, che presenta tutte le novità per l'anno in corso e Fantech in particolare è presente. Vedo una moto tutta infangata, come mai? La Fantech si è sempre distinta per l'off-road dalla vecchia azienda che era nata nel 1968, sempre fatto off-road, sempre fatto trial e è rimasta concentrata sul settore e quest'anno soprattutto ha partecipato in grande stile alla Parigi-Dakar con ottimi risultati perché tutte e tre moto sono arrivate in fondo. Ovviamente quando si parla di Fantech si parla di un marchio storico, ma non solo, si parla di tecnologia e di innovazione. Cosa sta portando il marchio Fantech attualmente sul mercato? La Fantech si è data da fare per estendersi in tutto il resto della gamma fuori anche all'off-road nella strada, riportando il marchio e il nome Caballero, che era storico anche negli anni vecchi con le piccole cilindrate, ma adesso siamo arrivati con le nuove 500 fino a 700 di cilindrata con motori dedicati. Questa è la Caballero 700 che si distingue con tutti gli aggiornamenti odierni, fari a LED, cruscotto LCD, tutte le informazioni, le app dedicate, la connessione Bluetooth, e tutte le informazioni da ricevere tramite le app dedicate. Leggiamo sul display. Qui abbiamo una connessione completa Bluetooth, possiamo avere tutte le informazioni riguardanti alla moto, ma soprattutto possiamo avere la connessione col telefono, quindi anche con le eventuali chiamate tramite il Bluetooth e un interfono previsto con il casco. E poi possiamo fare anche le registrazioni dei vari trip, sempre poi scaricabili dall'app registrata che ci porta a rivedere tutto il nostro giro effettuato nei dettagli, con i dettagli delle velocità, i chilometri percorsi, le curve fatte, eccetera, eccetera. Di futuro e qui ne abbiamo proprio un degno rappresentante. Puoi spiegarci cosa arriverà sul mercato a breve? Allora, la Fantech non è dedicata solo all'off-road, come sappiamo, è già da 3 anni presente in MotoGP nella categoria Moto2 e quindi parlando di moto da corsa, da moto super sportive, ha deciso di dedicarsi a una moto stradale completamente carenata, super sportiva, con le forme e con le alette che vanno tanto di moda adesso in MotoGP, ma il look è quello della MotoGP.